pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, la nostra protagonista oggi è una canzone estratta da un cosiddetto concept album italiano che ebbe notevole successo al momento della sua uscita, ovvero 40 anni fa, esatti nel 1977. Stiamo parlando di Burattino senza fili di Edoardo Bennato e in particolare di Quando sarai grande. Il disco all'epoca ha venduto circa 1 milione di copie, risultando l'album più venduto in Italia in quell'anno. Il tema portante dell'album intero è la fiaba di Pinocchio attraverso i suoi protagonisti e le sue vicissitudini, rese tutte in chiave metaforica naturalmente. La metafora principale infatti è rappresentata dal potere, il potere e la sua ricerca che caratterizzano la società e la cultura moderne. Sono presenti anche molti riferimenti ai più deboli, agli oppressi e in genere a coloro che si oppongono alle regole stabilite. Molti sono gli esempi di questi messaggi, in hit come Sono solo canzonette ad esempio, che appartiene a un'altra fiaba, ovvero quella di Peter Pan, che è il pretesto per un'analisi simile. Insomma, uno dei temi principali di Burattino senza fili è proprio questa antitesi tra normale e anormale. Il tema fondamentale dell'evoluzione di Pinocchio, da burattino poi a bambino, diventa in questa chiave di lettura la storia di una rinuncia alla propria natura e di abbandono a questa osservanza di valori dominanti nella cultura diffusa. Quando sarai grande, in particolare, è la canzone di chiusura dell'album a cui appartiene e si occupa di quel sentimento di consapevolezza che si acquisisce proprio diventando grandi, adulti, abbandonando molte speranze a favore di una maggiore praticità, di un senso della realtà che spesso porta a rinunciare ad inseguire i propri sogni. Non senza dolore, perché per entrare nel mondo degli adulti, che è definito un po' come un gioco grande, bisogna mettere da parte spesso le proprie illusioni. Per Bennato si è trattato di una canzone importante all'interno di un album importante e di un periodo della propria carriera altrettanto significativo e di successo. Per lui, cantautore napoletano classe 1947, dopo gli esordi negli anni 60, proprio nel decennio dei 70, ebbe una forte affermazione. Nel 1980 ecco che fu il primo cantante italiano a riempire lo stadio milanese di San Siro con più di 60.000 persone. Altro record, sempre nel 1980, è stato quello di essere stato il primo artista ad avere pubblicato 2 album a distanza di soli 15 giorni, nel marzo appunto del 1980, con Uffa Uffa e Sono solo canzonette, un record poi eguagliato da Bruce Springsteen. È stato anche il primo cantante italiano ad essere definito punk nel 1974. Chitarrista, armonicista, oltre che cantante, si è fortemente ispirato inizio carriera a Bob Dylan e tutta la sua produzione si può dire che sia stata caratterizzata da testi molto ironici e metaforici, appunto, contro il potere nelle sue varie forme, proprio come nella canzone scelta oggi per voi.